Vieni a visitarci su www.siciliainformazioni.com. Ovunque, in tempo reale. Michele Livecchi, inglese e giornalismo telematico, un binomio di grande attualità oggi. Sì, seppure non si direbbe, visto che diciamo questa idea nasce qui al profondo sud, dove nessuno se l'aspettava praticamente. E è un'iniziativa molto importante che diciamo, vuole essere un ponte appunto comunicativo verso il mondo, e vuole comunque altresì permettere a coloro che studiano l'inglese o comunque hanno desiderio di migliorare la conoscenza della lingua di aggiornarsi continuamente utilizzando appunto la lingua universale che è l'inglese. Come abbiamo detto più volte durante la conferenza stampa, l'iniziativa si rivolge sì ai mercati esteri, quindi agli italiani e ai siciliani che vivono all'estero e che hanno desiderio di informarsi sul loro paese. Sicuramente si rivolge anche agli stranieri, siano essi persone fisiche o imprenditori che hanno voglia di conoscere la nostra realtà e quindi eventualmente anche per investirvi nel caso dell'impresa. Ma si rivolge anche ai cittadini siciliani e italiani che hanno desiderio di aggiornarsi utilizzando appunto la lingua inglese e non l'italiano. Un'iniziativa che si rivolge anche ai cittadini, agli immigrati diciamo di seconda generazione, che vogliono in qualche modo trovare delle notizie sui loro paesi di origine in lingua inglese, quindi un mercato molto spesso si può dire un po' snobbato tra virgolette dai grandi mezzi di informazione. Mirate anche a questo target sicuramente. Sì, sicuramente riannodare per i siciliani di seconda e soprattutto di terza generazione, cioè coloro che non hanno genitori che sono nati in Sicilia, ma che hanno genitori comunque che desiderano che i loro figli appunto in qualche modo acquisiscano, conoscano la cultura del loro paese di origine, è sicuramente un mercato che ci interessa. Così come è interessante anche appunto dare la possibilità a imprenditori, può essere un mezzo di internazionalizzazione il giornale in inglese, cioè può consentire alle imprese straniere che vogliono investire in Italia di conoscere un po' la realtà, perché noi scriveremo anche di questo attraverso una rubrica probabilmente che si chiamerà Case Study o Case History, e rappresenteremo anche le esperienze di imprenditori stranieri che hanno con successo utilizzato la nostra terra per le loro iniziative imprenditoriali, e quindi dando anche sviluppo e lavoro alla nostra Sicilia. Questa conferenza stampa offre lo spunto anche per presentare una nuova partnership. Di cosa si tratta? John Milton Institute ha da alcuni mesi attivato una partnership con un grande gruppo multinazionale che è il gruppo Linguafon, che è un gruppo leader nel mondo nel campo dell'insegnamento della lingua inglese. E attraverso noi, quindi attraverso questa partnership con John Milton Institute, questa multinazionale britannica ha iniziato a investire anche in Sicilia. Questo è uno spunto di grande interesse, perché appunto una multinazionale investe in Sicilia tramite questa partnership. E noi insieme a loro offriremo appunto dei corsi di inglese sia per il mercato retail sia per il mercato corporate, utilizzando una metodologia che ha una paternità scientifica e pedagogica molto rilevante, perché il corso Direct English, che è quello appunto che noi commercializzeremo e che quindi si potrà trovare presso i nostri centri di Palermo e di Messina, è un corso che è stato scritto da Louise Alexander, che è uno degli autori del quadro europeo di riferimento, quindi una persona la cui competenza è riconosciuta universalmente. Vieni a visitarci su www.siciliainformazioni.com. Ovunque, in tempo reale.